sai della vita degli operai. Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai. E mi verrebbe da devolvere l'8 per 1000 a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono e tanto in tanto vengo, porto un mazzo di fiori, qualcosa. Vengo, faccio un po' di giri. È duro. Piangere tutte le notti. L'azienda dove si è trasferita e ha lasciato tutto al suo destino. Perché non sto bene qua. Spero non tornarci più, andarci troppo più, insomma. La rabbia si è un po' pacata, rimane con quel senso di vuoto, dice, beh, comunque di chi è la colpa, non c'è più. I figli sanno tutto, quindi bisognerà anche, sto cercando anche di aiutarli a vivere una nuova vita senza la presenza del papà, perché comunque non c'è più. Io praticamente ho fatto un disco dedicato ai nostri ragazzi, però ci sono anche tante altre cose, se no sarebbe un necrologio. Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra inutile, qualcuno la squarcia gola, è stata una tragedia. Io in questo brano ho voluto rappresentare tutto quello che sentivo dentro e che continuo a sentire. Ultimamente lo vedevo stanco quando arrivava a casa, lo vedevo con una faccia più segnata, più stressata. Io e mia mamma gli chiedevamo, papà, ma cosa c'è? Stai male? Mi diceva, sono stanco, non ce la faccio più. Ormai quello che è capitato, se c'è qualcuno che può migliorare la propria posizione di vita, merita questo, non deve stare a pensarci, perché purtroppo di vita ce n'è una sola. Lui comunque ha parlato sempre vicino agli altri, no? È stato uno di quelli che ha parlato di più a fianco ai vari sindacalisti, però è uno che non ha sfruttato il momento, l'occasione gli è stata proposta, ma è tornato in Calabria a fare il contadino, cioè, mentre gli altri comunque inizialmente quando dovevano star qua dentro a difendere l'operaio, a far di tutto per fare il sindacalista antisicurezza, praticamente non l'hanno fatto, si sono buttati senza pensare ma staremo facendo bene, male, staremo approfittando della situazione, no? Cioè, ho saputo anche che loro sono andati in giro, che l'hanno fatto per noi, famiglie delle vittime, io non ho sentito nessuno. E prima erano dappertutto, venivano qua davanti e chiamavano, adesso non li chiami, sono irraggiungibili, non li trovi più. Per me era più giusto che comunque loro si impegnavano a formare delle associazioni comunque contro gli incidenti sul lavoro, contro tutto quello che succede, contro la merda che c'è nelle fabbriche in Italia. L'acqua, l'acqua, prendete l'acqua da bagnare. No, Beppe, no, se vuoi morire. Io ne voglio anche presto. Per certe persone è stato duro. Io ti dico, avrei gradito di più che magari ci fosse stato detto prima, perché sentire il mio amico che urlava non voglio morire, cioè, non è stato bello. Chi se lo merita, facesse carriera, facesse quello che vuole, a me non me ne frega. A me l'importante è che la cosa non va dimenticata. Mio marito non c'è più, io ho 2 figli. So io cosa vuol dire andare avanti con 2 figli adolescenti. Mi aspetto che chi ha sbagliato paghi. Se paga, sarà difficile comunque.